Voilà ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Far Cry 6, terzo episodio, e oggi, e forse non solo oggi, comunque in pratica lo sto registrando mentre che mi trovo in live su Twitch, vedete che c'è scritto REC, quindi se vi dovesse interessare mi trovate in live su Twitch tutti i giorni tranne il lunedì, link in descrizione. In descrizione c'è anche un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati, i miei social e così via. Ho deciso di registrare Far Cry in live perché così riesco a portarmi avanti un po' più in fretta, visto che ho anche altri giochi da portare avanti. Allora, quindi, terzo episodio, andiamo avanti. To steal something excessively dangerous? Devo rubare qualcosa? Va va, tranquillo. Danny, I've got big plans for you. But first, I need you to get a thing for me. Now, I hear you ask, Juan, what is this thing you need? All you need to know is don't try to eat it, talk to it, or put it in your pants. But Juan, I hear you ask, where is this thing you need? Head for the radio tower and follow the trail north. It'll take you to an abandoned camp on the east side of the island. I can mark it on your map. You'll meet my contact there. She'll hook you up. And Danny, okay. You pull this off, I'm gonna give you something for pulling me from the bottle. A little gift an old friend gave me for saving his life. Not that you saved my life, just... I get the fuck out of here. Le palle, dice. Va bene, insomma, guadagniamo esperienza e un orologio che ci dà più resistenza ai danni generici quando corri. Quando corro. Ah, forse se mi sparano mentre che corro piglio meno danni, magari. Boh. Easy as smoking a cigar on Sunday. E me devo fare 1,2 km a piedi? Porca miseria. Chi è? Allora, ricordo che avevo modificato due armi. Una col silenziatore e non so quale cavolo è, però. Qual era l'arma col silenziatore, mo? Forse era questa. Mi sa che è questa. Ma che c'è? Aspetta. Cavallo! Furia cavallo del West! Amoni, andiamo, va. Vamos! Che miseria, mi sta girando la testa, mi viene da vomitare. Salta da solo. Ma qui c'è da sparare, va che mi diverto. Ah, scusi, sono scivolato. Ma non mi rompere il biscotto. Ma io quando c'è da sparare, sparo, eh. Aspetta. Che ci suoni? E mi cava. Okay, just don't hurt anybody. Non fare del male a nessuno, solo a quelli che mi sparano, va bene? Scusa. Ma che cos'è sto coso? Un cane? Oh, Robby, dove vai a zappare la vigna? Ah, non rompe. Oh, si è rotta la moto, sì, proprio qua. Ma proprio qua. Ah, mi hanno bucato le gomme. Ma poteva dire prima. Io tranquillo, c'è un posto di blocco. Che me frega? Dico, che me frega a me il posto di blocco? Io vado avanti, c'ho da fare. No, ecco cosa è successo. Mi hanno bucato le gomme. Cacchio vuoi, e gomma a me non me buchi. Oddio, una granata. Spacco tutto, ti spacco. Mi sa che sto un po' esagerando con i proiettili. L'abbiamo conquistato?
Ma l'abbiamo conquistato. Che devo fare per conquistare qua? Ancora? Sbagliato. E mo come diventa mio sto posto di blocco? Non l'ho mica capito. Devo distruggere il cartello? Ops, ho sbagliato tasto. Abituato a farming per entrare nei veicoli. Questo qua di cartello. Ma sta macchina manco cammina. Ah, ok. Pareva complicato. La chiave sta nella porta del piccolo edificio di fianco. Ok, vabbè, l'abbiamo conquistato. Vabbè, almeno ho capito cosa devo distruggere. Oh, quindi mo sto posto è tutto nostro. Bene. Juan, the checkpoint is clear. Didn't that feel good? You've earned some guerrilla karma today. Keep it up, Danny. Vabbè, mo l'abbiamo aperto in pratica, perché è diventato nostro. Oh, munizioni. Fucile di precisione abbiamo appena trovato. Allora, memorandum, iniziative contro il vandalismo. Si ricorda che qualsiasi materiale pericoloso deve essere immagazzinato a forte quito, senza dare nell'occhio. Per la missione è cruciale trasmettere il messaggio che siamo qui per il popolo. Per far penetrare bene questo concetto, un cartellone ufficialmente approvato è stato affisso a ogni posto di blocco. Sappiate che i guerriglieri hanno cercato di distruggerli per veicolare un messaggio di contropropaganda. Ecco perché io li devo far fuori. Ma quel coccodrillo... No, il coccodrillo è nostro, è un amico mio, è un carissimo amico di vecchia data. Beh, l'abbiamo conosciuto nel gameplay scorso in pratica. Vabbè, ma allora, io vorrei capire, c'ho un fucile di precisione, quindi arsenale. Ah, me l'ha proprio messo già nel tasto 3. Oh, beh, mica tanto lontano, eh. Vabbè, ma contento. Ah, il coccodrillo è l'amico mio, guarda. Guarda che carino, va, tiè. La mano però me la devi lasciare, eh. Ci tengo. La mano è amica mia da quando sono nato, in pratica. Allora, pigliamo la macchina. Ma io non so, il coccodrillo dove lo metto? Nel bagagliaio? Cocco, te devi togliere però, che devo passare. Oh, ah beh, dobbiamo andare là sopra, non è tanto lontano. La miseria, qua va a fuoco tutto, oh. Ah, forse devo parlare con sta tizia. Chi è questa? Oh. Ciao ciccia, com'è? No, eh. Juan, I found the tower. Don't stop now, Danny. Find the guerrilla path and follow it to my contact. Sì, I'm on my way. Oh, ciccio, mi deve far camminare però. Allora, dobbiamo seguire, credo, le freccette blu. Salve, signor... You're in the right place, Danny. A posto. My name is Raisa, and I'm going to be helping you steal shit from Castillo today. Are you going to tell me what I'm stealing? Depleted uranium. Ah, beh. Pardon. I thought you just said uranium. You heard me. Look, all I know is I burned my last contact in the army tracking it down for Juan. You ex-military? Isn't everybody? Okay. Just show me where it is. First, you take this parachute. Trust me, it can save your life. Now I'll take you to the old Spanish fort. They've got it locked up inside. Ok, dobbiamo rubare uranio impoverito. Chi è che non lo fa nella vita almeno una volta, no? Voglio dire, l'ho fatto l'altro ieri, dai. Conscript, lo famo anche oggi, due volte nella vita. Conscript. My number came up, so I did my time. You? Volunteer. All I wanted to be was a soldier. You know, wear the uniform, serve my country. Found out the only kind of soldier Castillo wants is a blind fascist addicted to his every word. So now you're a traitor. Porco Giuda, devo andare là? There's a guard posted at the watchtower ahead. He's going to let us use it to scout out the fort. He can also give us useful info.
What does he want from us? One, not nemici to get più his avanti. So keep your gun holstered or he'll open fire. Two, a little bribe to this double. What's the problem? Okay, stay close. Che one, devo fa? Not to get his ass shot. So keep your gun holstered or he'll open fire. Two, a little bribe to these double agents will get us military intel. Right. No weapons. Pesos ready. Corrompere gli agenti dell'FND. Alcuni soldati sono agenti dell'FND e hanno informazioni. Riponi l'arma, corrompi l'agente con dei pesos. La posizione delle scorte verranno rilevate sulla map. Comunque non c'è la lingua italiana del gioco, no. Non c'è. Cioè il parlato non c'è in italiano. Allora, corrompi. Ok, check this out. Here's where you can find some weapons around here. Gracias. Sure. Whatever you and Raisa are about to do, I don't wanna be around for it. Anche perché ci muori. Everyone's got their price. Not every soldier's a fanatic. Some are just trying to feed their families. Just remember to put the guns away before you approach them. Ok. Mo che se fa, signorina, come che si chiama? Rita? Dalla chiesa, forse. Ma posso entrare qua dentro? Ah, sì, appunto, no? Prima le signore, così vedo qualcosa di bello. Dammi tempo però, sennò il coso, qualcosa di bello non lo vedo, un attimo, no? Io volevo guardare le chiappe intanto che saliva. Use your phone to scout out enemy soldiers and see their weaknesses. I bet Juan's already giving you his right tool. Oddio. Ricognizione, usa la fotocamera per esplorare la posizione e marcare i soldati. Marcando i soldati rivelerai i loro punti deboli. Usa il banco da lavoro per costruire e installare munizioni diverse per le tue armi. Certo. Allora, vulnerabile a munizioni perforanti. Ok. Where is the officer in charge? Alvarez has the key to the armory. Careful, Danny. He's higher rank. In Castillo's army, that means he's better trained, quicker with the trigger, and a tough motherfucker. Ok, quello è il capitano ed è molto forte. Ok, lì c'è uno. Vabbè, qua ci vogliono munizioni perforanti un po' per tutti, me sa. Va bene. This fort is the most protected base on the island. These soldiers have been issued with body armor and helmets. Nothing armor piercing rounds can't handle. Use the workbench if you need to craft some. And then go snatch that uranium, Danny. Va bene, allora, arma principale. Ah, perfetto. Allora, qui c'è l'arma numero. Ma quanti ne ho? Quale sto usando io? Questa, no? Fucile. Poi c'è questa. In uso come arma principale 2. Ah, questa è la 2. Ah, questa è la 2. L'MS-16 è l'arma 2. Vediamo. Ah, ok. Ho capito. Allora, questo che monta munizioni anti-uomo e mirino. Mentre, ok, l'arma 2 quindi è quella con le munizioni perforanti. Munizioni perforanti, soppressore. Ok, ok, ho capito qual è. Va bene. Tanto non c'è altro qua. Va bene, e per le munizioni non, come si fa? Baratta materiali, non lo so. Boh. Baratta, ah no, baratta per soldi. No, 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 no. Beh, non lo so, le munizioni, niente, quindi insomma. The parachute I gave you could come in handy here. Just don't drop into the middle of the fort, ok? Quindi in pratica questa è l'arma con le munizioni perforanti. Allora, come si scende, mo? Scendiamo. Ecco. Ora
Mi tocca andare là dentro. Ma tanto alla fine io sparo, perché come faccio se no? Oh, ma qui è pericoloso, porca miseria. Ci sono altri nemici. Lì ce so altri. Porca miseria. Ah, col paracadute spazio mentre salti. Non l'avevo mica capito. Coccodrillo, non è che mi deve far cacà sotto. Ah, ok, ho capito. Ok, mo so cacchi perché... Non ho capito se quell'arma perforante c'ha pure il silenziatore o no. Proviamo ad entrare da qua. Tanto lo so che alla fine finisce che spara a tutti, non è che... Got to be careful here. Ah, là sotto ne ho visto uno. Mo è da vedere. Sì, il coccodrillo è mio amico, se no non mi aveva già mangiato. E mo voglio capire da che parte si entra, però. Ma tipo di qua non si arrampica lui, vero? Tipo aliane che si arrampica. Oh sì! Hai capito. Ah no, e se salgo di qua quelli mi vedono. Ok, l'uranio è nell'armeria, questo l'ho sentito. Beh, in qualche modo stiamo riuscendo ad entrare. Ora, se ho capito bene, questa è l'arma col silenziatore, ma tanto. Signorina, scusi. Ma dice che devo venire qua, aspetta un po'. The key. This should get me Juan's uranium. E dov'è mo sto posto? E dove cavolo si trova mo sto uranio? Proibito, ma tanto non si apre. Sì, ma tanto mo... Come faccio a non farmi vedere? È giorno. Che miseria. Sì, ciao. Oh, la porta mi incastrai. Ma non c'è un modo per fischiare? Tipo... Cioè, ma il coccodrillo non lo nota nessuno, no?
C'è un coccodrillo che va in giro tranquillissimo come se nulla fosse. Ma sì, ma capiterà mai di vedere? Cioè, è ovvio, no? Vabbè, cioè, non c'è un modo per attirarli? No, no, non tu. Ci mi sono cagato. Beh, mi è scappato il coccodrillo. Grazie dei bitterini, Rolluk. Ecco che si parte, vai. Ma fangulo, sparamo a tutto, va. Ma fangulo, ammazziamo tutti che mi sono rotto, va, di fare le cose stealth. Io devo sparare. Vabbè, veramente non ci ha fatto caso nessuno. Non ci ha fatto caso nessuno. Sai che te dico? Mazza tutto e bafando culo, va. Found the armory. The uranium is inside. E vai! Uranium. What? You didn't fucking tell me I was stealing uranium. It was supposed to be a surprise. Now bring it back to me. What if this shit kills me? It's depleted uranium, Danny. Stop being such a pussy. Okay. Allora, volendo potrei tornare indietro da dove sono arrivato e non dovrei avere grossi problemi. Potrei tornare indietro da dove sono arrivato e se non mi vede quello, ovviamente. Ok. In teoria mi basta uscire da qua. Se riesco magari a scendere. Oddio, ma qua alto. Vabbè, basta che mi butto col paracadute. Tiè. Se torna al campo. Vabbè, togliamo l'arma che ormai siamo fuori dalla zona. Vabbè, non ho ammazzato. Ma forse, forse ho fatto una pirlata a non ammazzare tutti. Potevo liberare il posto, ma non me l'ha chiesto. Vabbè, si potrà fare in futuro. Vabbè, finiamo la missione, che è quello che conta. Go. Poi magari uno torna qui a liberare il campo più avanti con calma. Una faticaccia, ma l'ho portato. Eccoci qua, raga. Di verità, stai preparando una bomba atomica. This is the solver, Danny. Depleted uranium. Soviets left these sexy byproducts of nuclear enrichment behind in the 80s. Yankees use it for tank armor and bullets. Crazy assholes. Sounds dangerous. You'll be a fucking superhero, Danny. Lita and I used to sneak these into the orphanage. Essential reading while waiting to fuck up convoys in the mud. A guerrilla must be a sponge for inspiration. Okay, but what the hell is this? This is a Supremo. Again, jetpack. Looks like a rocket launcher. See, she does that too. One more thing. I want you to meet Tostador. Ah, Tostador me piace. The two go together like fire and fury. I like how you reserve one. So do I. Praticamente mi ha creato un lanciafiamme. Cioè, mi stai a dire che. Supremo. Cioè, mo abbiamo sbloccato un bellissimo lanciafiamme. I'm talking about layers, Danny. Head to the workbench and I'll show you.
Ok, allora, però per ora concludiamo questo gameplay che già è durato un po'. Quindi per chi guarda su YouTube finisce l'episodio numero 3, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per comprare questo gioco scontato, il mio canale Twitch e i miei social e così via. Va bene, quindi ciao alla prossima!